Abbiamo in collegamento Andrea Gargano, presidente del Consiglio del Nono Municipio. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, buongiorno presidente. Allora, tanti argomenti. Intanto c'è stata la giornata per i diritti dei disabili e voi come municipio l'avete affrontata con particolare attenzione, anche recependo alcune indicazioni che vengono direttamente dalla convenzione dell'ONU. Cosa prevede, cosa avete recepito di questa convenzione e quali sono le iniziative che come municipio avete messo in campo? Sì, allora diciamo che dico con orgoglio innanzitutto che siamo stati il primo municipio che abbiamo recepito la Convenzione ONU, il primo municipio di Roma. Devo dire con un po' di rammarico che ovviamente come sempre le istituzioni hanno bisogno di fare sempre qualche passaggio in più perché come dire, vengano rispettate tutte le fasce, anche quelle più deboli. Cioè, io dico che quello che c'è scritto nella Convenzione ONU è soltanto buon senso da parte di tutti, e che invece come sempre le istituzioni e le amministrazioni debbono adoperarsi affinché questo venga portato in esecuzione. Di fatto la Convenzione ONU dice che bisogna costruire delle città e degli spazi a misura di tutti, specialmente per le persone che hanno disabilità. Spero, appunto, questo dovrebbe essere il primo passaggio, e chiediamo un impegno forte al Presidente della Giunta affinché vengano rispettati tutti i passaggi della Convenzione. E quindi c'è questa prima iniziativa, però bisogna dare seguito. Noi abbiamo avuto proprio nella giornata, nel giorno diciamo di solidarietà, nel giorno dedicato dalle Nazioni Unite alla disabilità, abbiamo avuto ospite qui in studio l'assessore alle politiche sociali del Campidoglio, l'assessore Rita Cutini, e tante telefonate di ascoltatori che chiedono alle istituzioni però la continuità di una politica concreta e non solo il giorno dedicato, perché poi i problemi dei disabili sono questi. Che concretamente, ecco, cosa può fare un municipio di Roma, il nono in questo caso, ma il discorso potrebbe ovviamente essere esteso a tutti gli altri municipi cittadini? Ma vede, questo è quello che dicevo inizialmente. È un paradosso, ovviamente. Noi con quella convenzione chiediamo che venga costruita una città a misura di tutti, e specialmente dei disabili. Cioè, fondamentalmente si chiede che ad esempio possano entrare in funzione queste benedette rampe sugli autobus, che vengano creati dei percorsi pedonali per le persone non vedenti, che vengano utilizzati i sistemi acustici per i semafori, che vengano abbattute le barriere architettoniche perché ognuno possa muoversi liberamente all'interno della città. Ed è, come le dicevo, un paradosso che noi dobbiamo chiedere come istituzioni una cosa che è un diritto, cioè il diritto di muoversi nella città liberamente, senza avere intoppi, senza come dire, avere bisogno di una terza persona che magari ci aiuta a salire una scala mobile che non funziona, piuttosto che un ascensore fuori uso. Allora, questo lo vogliamo ribadire con forza. È ovvio che c'è bisogno di un impegno importante anche economico perché questo venga portato a termine. Devo dire, e a me dispiace che in questi giorni, oltre agli apprezzamenti di molti cittadini, c'è stata diciamo anche un pochino una polemica perché non abbiamo pubblicizzato abbastanza questo evento importante. Io penso che al di là della polemica, quello che abbiamo fatto è un passaggio importante per far capire che c'è una attenzione forte alle fasce più deboli del nostro territorio. Presidente, cambiando argomento, volevo approfittare della sua presenza. Noi stamattina abbiamo avuto alcune segnalazioni da parte di cittadini che un po' si interrogavano su come il municipio stava organizzando i mercatini di Natale, e anche sui costi dei banchi, insomma sulle arie, le occupazioni di suolo pubblico. Ci può dare qualche notizia? Innanzitutto, state predisponendo alcune iniziative speciali come municipio per i mercatini di Natale, e con quale caratteristica? Allora, su questo le posso dire che non posso entrare nel merito in quanto c'è un assessore ovviamente competente del municipio. Quello che voglio dire è che per tutti i mercatini di Natale si fanno dei bandi inizialmente, dove alcune associazioni possono tranquillamente partecipare. Non è che ne creiamo altri
per dare spazi ulteriori, quelli sono e sono quelli previsti. Io penso che bisognerà uscire anche un pochino da questa mentalità, nel senso che i mercatini di Natale nascono come attività culturali, tant'è che molto spesso non se ne occupa l'ufficio commercio ma l'ufficio cultura, perché appunto dovrebbero essere iniziative culturali in vista delle festività natalizie. Questo molto spesso viene un po', come dire, furbamente travisato, nel senso che si pensa di fare veri e propri mercati per farne diciamo attività commerciali, e questo penso che sia una mentalità sbagliata. Noi dobbiamo fare attività culturali in vista delle festività natalizie per far sentire coinvolta un po' tutta quanta la cittadinanza, per far sentire l'aria di festività. Questo purtroppo negli ultimi anni non è accaduto. La ringrazio, Presidente, a risentirci ovviamente sia per quanto riguarda la concretizzazione delle politiche a sostegno delle persone disabili nel territorio, sia sugli altri argomenti di vostra competenza, e le auguro una buona giornata e buon lavoro. Grazie mille a voi, buona giornata.